Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. E siamo tornati nel ring 9 per continuare con la prossima torre di difficoltà, Remorseless. E si parte! Questa torre ha come tema principale i beat block, che sono quei blocchi che si accendono e si spengono. In questa parte controllate bene dove si trovano i blocchi fissi prima di andare e saltate un istante prima che si accenda il beatblock. E lo potete capire dal colore trasparente che si espande. Saltate in mezzo ai due beatblock in modo che quando si spegne uno si attiva l'altro e non rischiate di cadere. Saltate subito un istante dopo essere saliti sul conveyor, altrimenti verrete lanciati via e mancherete l'orto. I blocchi che hanno i quadretti tutti scuri cadono. Continuate a saltare mentre girate intorno a questo pilastro per evitare che lo spinner vi prenda e vi lanci via. Ricordatevi di saltare mentre il colore trasparente si espande per raggiungere il beatblock in tempo. Restate incollate al muro mentre girate intorno al pilastro. Una volta premuto il bottone, tornate indietro, che c'è un secondo bottone da premere. Un'altra cosa importante è di guardare sempre dove dovete andare, perché mentre sarete sui beatblock non ne avrete il tempo. Thank you.
Dovete girare la palla che vedete per far sbucare fuori un teletrasporto che vi porterà sopra. Per questo teletrasporto muovete la camera in modo tale che riuscite a capire perfettamente quando ci passa sotto la piattaforma, in modo da non mancarla una volta che lo utilizzerete. Saltate sopra la scatola con la X che vedete per spingerla giù e toccare il bottone. Consiglio di usare la prima persona per questo salto e non state troppo incollati alla parete, altrimenti non salterà proprio. Anche qui, sporgetevi un po' dal muro per riuscire a raggiungere il blocco successivo e prima di saltare fate una piccola rotazione con la camera per staccare il l'omino dal muro. Dovete portare la scatola in fondo al percorso, muovendola ovviamente quando i beatbox sono spenti. E state però attenti ai piedi, ai vostri piedi. Andate contro il muro per attivare l'animazione della scalata, dell'arrampicata, e poi scendete lungo il percorso controllandovi la schiena e passando quando i beatbox sono spenti. Una volta girate intorno al muro, saltate subito, per evitare che quando il beatblock si accenda vi spinga giù. Appena salirete su un beatblock, non staccate il dito dal tasto per andare a sinistra e mentre girate intorno al pilastro, saltate ogni volta che i beatblock stanno per switchare, finché non raggiungerete le scale.
Ricordatevi di controllare sempre il percorso dei bitblock prima di partire e saltate da uno all'altro mentre si stanno switchando. Nope. I bitblock che sono attaccati ai blocchi con i quadretti chiari e scuri alternati sono delle scale. Prima che avvenga lo switch, salite fino a stare tra un bitblock e l'altro. Anche qui salite cercando di stare a metà tra un bitblock e l'altro. State attenti agli ostacoli lungo il percorso mentre saltate da un bitblock all'altro. Anche guardate molto bene il percorso prima di partire. Se cadete qui potete tranquillamente recuperare che c'è il muro che vi blocca la discesa. Ed eccoci arrivati all'ultimo piano. Esso è diviso in varie sezioni e ognuna di esse termina con un bottone che una volta attivato farà muovere la gabbia centrale da cui partite e che si sposterà verso la sezione successiva. Quindi una volta attivato il bottone tornate subito verso la gabbia, altrimenti se ve la perderete dovrete buttarvi giù e ricominciare l'intero piano da capo. Per questo bottone vi consiglio di saltare sul tetto della gabbia, poi per tutti gli altri puntate anche al centro. Se preferite potete anche saltare direttamente da un'estremità all'altra dello spinner girando intorno al pilastro. Yeah.
Vi consiglio di fare questo ostacolo dall'altra parte del muro per evitare possibili testate contro il beatblock che si attiva sopra. E questa parte è il momento giusto per saltare, è quando la camera si allontana dall'omino, perché è quando il beatblock è attivo, vi ostruisce la visuale. E questo era l'ultimo bottone da premere. Ora potete tornare anche con calma verso la gabbia, tanto non perderete, non la perderete. State attenti che anche questo conveyor è molto veloce, quindi se salterete un istante troppo tardi, mancherete l'orto e volerete giù per tutta la torre. Ed eccoci all'ultimo beatblock. Ovviamente non è finto come purtroppo alcuni giocatori ci hanno pensato e ci sono andati a sbattere contro, fallendo miseramente. E anche questa torre Remorseless è finita. Vi ringrazio per la visione e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!